Io rio sempre, io sono stata svezzata a olio. Marta Mugelli, sono un'imprenditrice agricola e conduco la mia azienda che si chiama Azienda Agricola Torrebianca, che si trova a San Casciano nel cuore del Chianti Classico, insieme a mio fratello Matteo. È un'azienda che abbiamo ereditato dalla nostra famiglia, specializzandoci, diciamo, soprattutto sull'estrazione dell'olio extravergine d'oliva, quindi le tecnologie di estrazione e sulla lavorazione degli oli monovarietali, grazie al nostro frantoio. Il nostro è un frantoio che nasce nel 2005. Proprio per volontà di nostro padre, che collaborando proprio a stretto, in modo molto stretto con la Moritem, a quei tempi avevano sviluppato tutta una serie di innovazioni sull'estrazione dell'olio d'oliva. E quindi poi nostro padre ha voluto proprio applicare queste innovazioni qui da noi e nasce questo piccolo frantoio sperimentale. Qui siamo in una delle nostre olivete, questa è un'oliveta dove è prevalente il monocultivar frantoio, quindi insieme ad altre cultivar, ma qui c'è una veramente netta prevalenza del frantoio. L'olio del frantoio è, devo dire, è sempre molto apprezzato per il suo equilibrio, la sua eleganza, e quindi è in assoluto l'olio monocultivar che vendiamo di più. Questi sentori molto erbacei, molto di carciofo, questo amaro e questo piccante molto equilibrati, che richiamano proprio le note verdi, e quindi proprio si associa l'olio toscano al monocultivar frantoio senza avere dei picchi né di amaro né di piccante, quindi racchiude molto anche l'eleganza. È un olio che sta bene, diciamo, su tutto, prevalentemente sui piatti toscani. Cosa significa vivere e nascere nell'olio, nelle olivette? Significa intanto aver assaggiato prima l'olio, probabilmente dell'acqua. Ecco, dagli anni 90 in poi c'è proprio stata una rivoluzione nell'olio, sia dal punto di vista legislativo che proprio di approccio. Quindi siamo passati dai frantoi a pietra, con le macine, con i fiscoli, fino alle più moderne tecnologie che abbiamo adesso. Tutto ciò appunto nell'arco di 30 anni. Non esisteva neanche l'olio extravergine di oliva come lo intendiamo oggi. Allora, il consumatore si abitua facendolo assaggiare. Io invito tutti ad andare nelle aziende agricole, nei frantoi, nei punti vendita, nelle enoteche dove il prodotto si può assaggiare prima di acquistarlo. Credo che questo processo di consapevolezza e di innalzamento della qualità sia appena iniziato.